Bene, siamo arrivati a Saint Vincent, siamo qua sulla via centrale che ci porta al municipio, dove partirà la tappa 21 del Cammino Balteo. Come cominciare la tappa di oggi? Con una bella scalinata, spacca gambe. Il panò, come dicono qua, ci dice che ci vogliono 5 ore e 45. Ce la faremo? Finalmente. Guarda, no, un chilometro, ce n'è ancora 21, andiamo. Lui è Roberto, il mio coscritto, 55 anni, si guardate cosa è capace di fare. Pazzesco. Pazzesco. Ok ragazzi, siamo partiti da un chilometro circa sulla 21esima tappa del Cammino Balteo. Questa tappa avrà in comune parecchi tratti con la via Francigena e questa è un'altra cosa interessante, molto particolare. Oggi siamo in compagnia, ci sono i due Roberti, Monica e Silvia. La compagnia è grande oggi. Siamo partiti da Châtillon e adesso stiamo per raggiungere la parte alta di Saint Vincent. Sarà una bella tappona lunga, poco dislivello ma molto lunga, sono ben, si può dire, 21 chilometri. No, perché Monica non lo sapeva. Ragazzi, questa tappa si dimostra come tutte le altre molto bella. Abbiamo già fatto circa 7 km, ne abbiamo ancora tanti e stiamo scendendo adesso verso la parte bassa della valle per raggiungere Montjovet. Sembrano tutti contenti. Io ne approfitto come ogni volta di invitarvi a iscrivervi al canale Step by Step Hike Adventure, di seguirci su Facebook e su Instagram, cliccare sulla campanella e magari lasciare qualche like se vi piacciono i miei video. Dai, che mi hai aiutato un po'. Ciao ragazzi, anche oggi il nostro tre triangoloso l'abbiamo trovato, lo seguiremo fino alla fine perché arriveremo a Verres tranquilli. Ciao! Bene, adesso facciamo una piccola deviazione per andare a vedere le rovine del castello di Chenal.
Allora, chi sta guardando questo video si chiederà perché non abbiamo continuato con la numerazione delle tappe. Siccome le tappe successive a quella che arriva a Saint Vincent, che è la sesta, creavano un po' di problemi logistici con i trasporti, abbiamo pensato di farle nel weekend di Pasqua, quindi faremo tre tappe insieme. Quindi arriveremo fino a Nus in tre tappe da Saint Vincent. E allora, per far passare il tempo, abbiamo pensato di sfruttare queste domeniche fino a Pasqua per andare a chiudere l'anello basso del Cammino Balteo. E quindi oggi abbiamo fatto da Châtillon arriveremo a Verres, poi faremo da Verres a Pont-Bosé, da Pont-Bosé a Pont-Saint-Martin e chiuderemo l'anello basso del Cammino Balteo. Quindi svelato il mistero. Bene, dopo un lauto pasto a base di noodle, barrette, cioccolata e GNP, torniamo sulla strada, sulla via Francigena, e andiamo verso Montjovet, dove andremo a cercare un glicine centenario. Pazzesco! Il cartello dice che ha ben 200 anni. Secondo me i valdostani ti fregano con le salite, mamma mia. Oh, un po' di piano. Riusciamo a vedere l'abitato di Ver in fondo, è ancora un po' coperto, ma quella è la meta. Ce n'è ancora un pezzo però. Adesso una bella discesa spacca gambe, ma veramente spacca gambe. Questo cammino balteo riserva davvero molte emozioni a chi lo percorre. Oggi abbiamo scoperto delle borgate, dei posti ormai quasi dimenticati, però ricchi di storia, di fatiche, di sudore. È molto molto bello. Insomma, anche oggi una tappa pazzesca! Oggi ho collaudato anche le scarpe nuove, le Ultra Raptor 2 della Sportiva. Fantastica! Bene, qua siamo ai sogni, siamo quasi arrivati alla meta. Questo è uno dei pannelli che indica che qua oggi, senza volerlo, siamo andati a fare un gran pezzo della via Francigena, quindi due piccioni con una fava. Pazzesco! C'è le gambe famose, Giacomo, che è tu, eh? Sì. Porca vacca, lunghissima questa tappa. Come fanno le gambe? Giacomo. Adesso riattraversiamo la Dora Baltea e ci spostiamo verso Ver, stazione, la meta della 21esima tappa. Bellissimo! Obiettivo raggiunto, siamo arrivati alla fine della 21esima tappa del Cammino Balteo con i Roberti, Monica e Silvia. E boh, ci vediamo alla prossima tappa del Cammino Balteo. Ciao ciao! Ah, ho dimenticato, un bel pollicione all'insù se vi è piaciuto questo video. E iscrivetevi.